E ciao a tutti ragazzi, sono Avri, bentornati sul mio canale. Questo è un video che aspettavate da anni, lo so. E mi rode anche il culo che lo debba fare in uno stato di salute che fa veramente schifo, perché sto di merda, se si può dire. Però siamo arrivati a quel punto della storia dove c'è la famosa missione veicolo per la fuga. Quando la portai per PS4, inaspettatamente, pensando che fosse una missione come le altre, mi ha racimolato 40-50 mila views, non ho neanche più controllato. Però la cosa che mi preme, oltre le views, che in realtà le cago poco o niente, sono i commenti. Perché molta gente ha chiesto aiuto, però io sinceramente, non giocando a GTA da anni, almeno la storia, avevo completamente rimosso questa missione e non ho potuto dare un commento valido di risposta a tutta la gente che, poverina, è venuta a cercare aiuto sotto il mio video. Anche perché ho pensato, ragazzi, ma se la gente ha visto questa missione sul canale di GTA Series Videos, l'avrà vista anche da altri youtuber, perché ha ripiegato sul mio canale e mi ha dato così tante views? A questo punto, questa volta, dato che c'è il commento dentro le missioni di GTA, non è più solo screen recording, andiamo dentro a questa missione che in realtà, ragazzi, è semplicissima. Sono 3 passaggi da fare, 4 perché uno è proprio facoltativo, proprio per togliersi lo sfizio. E ragazzi, ve la mostro, ma veramente seguite i miei passi che capirete che è veramente una cagata assurda. Solo una condizione, che forse il vostro like ci potrebbe anche stare, ecco. Confido che l'abbiate messo. E trasferiamoci a Los Santos, signori. Allora ragazzi, vorrei farlo con Michael. Vi spiego perché. Semplicemente Michael ha più soldi. Non importa, anche come avete chiesto, ma va fatta per forza con Franklin, con Trevor, con Michael. Non importa chi fa questa missione. Quindi regola numero 1, fatela con chi volete. La faccio, appunto... Appunto, si stava parlando proprio di questo. La faccio con Michael per un semplice motivo, che... Ok, gli è partito lo schizzo? Va bene, ce la posso fare. Per il semplice motivo che, intanto, mi raccomando, non usate veicoli personali o veicoli a 2 porte perché non sono accettati, o anche veicoli strani tipo... autobus, carattrezzi, treni, caterpillar, oppressor, navicelle spaziali, perché non vi verranno accettate. Deve essere una macchina normale a 5 porte, possibilmente, anzi, per forza 5 porte, tipo questa. E niente, vi stavo dicendo che la faccio con Michael semplicemente perché ha più soldi di tutti quanti, infatti ha 1.034.000. E io per sfizio personale gli apporto anche qualche modifica. Lo Santos Custom più vicino in questo caso è questo qui, esattamente. Quindi porterò questa auto trovata a caso in giro, almeno a fargli qualche potenziamento. Poi, se voi, anche questa è una cosa non obbligatoria, esattamente come la scelta del personaggio, se voi giustamente non volete sprecare soldi nel modificare la macchina, nessuno vi obbliga a farlo. Io lo faccio perché magari, sapete, facendolo... Beh, andiamo a modificare la macchina insieme, salta su. Vai. Dicevo, e la modifico perché magari poi durante la fuga c'è un po' più di sprint, la macchina va un po' meglio. Magari se gli metti 2 gomme antiproiettile è ancora migliore la cosa. Se invece non lo ritenete necessario, veramente nessuno vi dice niente, non c'è alcun problema. Quindi proseguiamo verso il Los Santos Custom in dolce compagnia. Dolce, vabbè, si fa per dire. Ah, c'è un'altra qua. Ma si possono caricare 2 insieme? Ah. Ma tranquilla, tranquilla. Non so se avete sentito cosa... Come chiuso? Ma non mi rovinare la missione, dai. Hey, I'm trying to be a good husband. I gotta get out there and earn some money, honey. Ok. Ecco, questa è la cosa, ragazzi, che vi deve comparire sopra. Questo veicolo può essere usato per la fuga.
Appena vi compare, voi state sicuri. Perché è chiuso? Qual è il senso di questa cosa? È un complotto. Seriously, è un complotto. Boh, vabbè ragazzi, va bene. Non sapevo che... Cioè, ok che comunque le attività ogni tanto vanno in ferie o magari fanno orario giornaliero, però io da quel che ricordo lo Santos Custom è sempre aperto. Mi toccherà chiedere a qualcun altro. E vi ripeto, questa cosa non è necessaria, quindi se voi non vi interessa veramente modificare la macchina, skippate pure la parte finale del video. Non fatevi problemi. Davvero. Invece per chi volesse vedere tutto integralmente, mi pare anche giusto che io gli faccia vedere come metto mano a questo gioiello. Gioiello, vabbè, si fa per dire. Ma spostati di culo. Ma no. Capito, è una sfiga dietro un'altra, capito. Cioè mi ha speronato, sono finito addosso a una persona e mi tocca anche essere inseguito. Che vita di merda. Va bene, tanto non mi vedrete mai. Cosa? Dietro front subito. Vabbè ragazzi, una missione che si doveva praticamente far scorrere in maniera ipertranquilla si sta trasformando in una rivolta popolare due stelle. Che cazzo sta succedendo qui? Va bene, don't worry. Sistemiamo le cose su un... su un niente. Niente, oh, non mollano. Ok. Dai. Pietà per me, sto solo cercando di fare un video in santa pace. Anzi, sto più che altro cercando di aiutare delle persone con questo video. Non fatemi perdere tempo così, vi prego. Sono una morsa, fantastico. Forse no, forse no, forse no, dietro front. Ok. Ora, non mi rompete più le scatole, vero? Fossi in live, userei altri termini, però. Cerco di contenermi, dai. Sta musica tipo Bob Marley sta cominciando ad annoiarmi. Dai, all'1.14 sono aperti i McDonald's e saranno anche aperti lo Santos Custom, dai. Confido in voi. Seriously. Solo per essere finito addosso a una persona, vi rendete conto? Ti prego. Grazie tesoro. Ok. Oltre a doverlo riparare, giustamente. Vabbè. Io gli metto i potenziamenti massimi, tanto che me ne frega. Clacson da pagliaccio. Ovvero tutto quello che ho dovuto fare adesso con la polizia è una pagliacciata. Gli metto i neon. La tratto benino. Targhe, giallo su nero. Cromato. Oh, bellina però, cromata e panna. A caso.
Turbo ruote. Magari sport. Viola, gomme personalizzate, gomme antiproiettile, fumo, finestrini oscurati e via. Com'è nuova? E adesso la vado a posizionare esattamente dove ho posizionato la macchina quando ho fatto questa missione per PS4. Così proprio non potete avere mezzo dubbio. Così c'è veramente lo 0% di possibilità che la missione non funzioni. Sentite la differenza adesso? La differenza è che io sono ancora più marcio. Questo è il punto. Però comunque il punto è vicinissimo. Vi ho spiegato come si fa. Almeno avete una macchina, una signora macchina, per quando dovrete fare la fuga da Blitzplay. Comunque qua dentro l'ho messa io. Era esattamente qui. Seleziona l'opzione e imposta punto di fuga. Telefonando a Franklin o a Trevor. Basta, non dovete fare altro. We got a getaway car stashed and ready to go. Cool, dog. Shit, where is it at? Alwick. Ed ecco qua la soluzione alla missione, ragazzi. Era veramente così semplice. Non ci sono neanche degli obiettivi nel mezzo. Che dovete fare quello, dovete fare quell'altro. Sì, ok. La fuga dalla polizia, a dir la verità, è stata un po' noiosa. Ha portato via del tempo, però alla fine quello che c'è da fare è questo. Anzi, abbiamo approfittato della polizia per stare un po' insieme. Grazie ragazzi, mi raccomando, like al video, iscrizione al canale che sono molto importanti. E a questo punto vi invito a seguire la serie, dato che ci siete ragazzi. Seguite la serie, seguite anche The Last of Us che sta uscendo, live reaction, tutte le cose, perché a questo punto come fate a rinunciare? Da dire tutto, un bacione, ci vediamo per Blitzplay. Finalmente, la missione seria. Bye bye.